Fratelli e sorelle nel Signore, oggi parleremo dell'attenzione che bisogna prestare alla parola di Dio. E questo è molto importante perché la Scrittura ci insegna anche la concentrazione che noi dobbiamo avere per quanto riguarda il nostro rapporto con la parola di Dio. Cioè, come noi ci rapportiamo con la parola, se noi la osserviamo con cura, se ci rivolgiamo alla verità della Bibbia come piace al Signore oppure diversamente. Quindi bisogna porre una particolare attenzione alla parola di Dio, così come anche ci richiama a questo l'Apostolo Pietro. Ed iniziamo a leggere il primo passaggio. Andiamo all'Epistola di Pietro, la seconda. Seconda Epistola di Pietro, capitolo 1, dai versetti 19 al versetto 21. Leggiamo. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi vedete, qui l'Apostolo Pietro prima ha parlato, ai versetti prima di quelli che abbiamo letto, ha parlato della sua testimonianza diretta, di quello che lui e gli altri apostoli hanno vissuto. Hanno ascoltato e hanno vissuto con il Signore nostro Gesù Cristo. Dopo dice anche, oltre quindi alle parole che Pietro ha riportato, che gli apostoli hanno riportato di Gesù, stiamo parlando del Nuovo Testamento, degli scritti che riguardano il Nuovo Testamento sotto la grazia. Qui l'Apostolo Pietro ha richiamato anche una particolare attenzione. Infatti dice, abbiamo pure, quindi non solo abbiamo i discorsi del Signore nostro Gesù Cristo, di quelli che ci hanno riportato gli Apostoli, ma abbiamo pure la parola profetica più ferma alla quale, quindi anche i libri dei profeti della legge, e anche i libri poetici e quelli storici, quei libri che fanno parte della Bibbia, che sono chiamati il Vecchio Testamento. Anche quelli bisogna porre molta attenzione anche a quelli. Infatti l'Apostolo Pietro dice bisogna prestare attenzione e dice anche in quale maniera bisogna prestare attenzione. L'Apostolo dice come una lampada splendente in luogo oscuro. Infatti, quando, non so se vi siete mai trovati in alcuni momenti in cui diciamo in un luogo oscuro e buio, anche una piccola luce è utilissima quando si è completamente all'oscuro. Ebbene, la parola, noi sappiamo bene che la parola cos'è? È una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero, come c'è scritto nel Salmo 119, versetto 105. È una lampada la parola. La parola illumina il sentiero che noi dobbiamo percorrere. E l'Apostolo Pietro, forse pensando anche a questo, rivolgendosi appunto agli scritti, alla parola profetica, quella parola del Vecchio Testamento, ecco che cita, appunto, esorta i lettori della sua epistola a fare attenzione, non solo perché dice pure, abbiamo pure, quindi abbiamo gli scritti del Nuovo Testamento, ma abbiamo anche gli scritti del Vecchio Testamento. E bisogna porre la massima attenzione sia agli uni che agli altri scritti. In quale maniera? Come
come se fosse una lampada nelle nostre mani che illumina il sentiero che dobbiamo percorrere. E noi ci troviamo in un luogo buio, in un luogo è tutto oscuro. Quindi questa lampada illumina il sentiero che dobbiamo percorrere. Se noi non poniamo attenzione alla luce, a questa luce, al sentiero che illumina, sicuramente noi inciamperemo, sicuramente noi ci smarriremo in mezzo a questo percorso, in mezzo alle tenebre. E quindi dobbiamo fare molta attenzione alle scritture. Perché lo dice dopo? Queste scritture, perché ci dobbiamo porre attenzione? Perché le scritture provengono da Dio. Infatti dopo dice nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, cioè non dipende dalla volontà di un singolo, di una persona o di un gruppo, perché le scritture provengono, non viene dalla volontà dell'uomo, ma bensì dalla volontà di Dio. Le scritture sacre provengono dalla volontà di Dio. Le scritture sono quel messaggio che Dio ha voluto dare al suo popolo per ammaestrarlo, per insegnargli quello che deve sapere a riguardo della salvezza, del peccato. La salvezza è come si deve condurre, i sentimenti che deve provare e anche quello che deve sapere, che riguarda anche il futuro, che riguarda il cielo, che riguarda la vita eterna. Quello che il Signore ci ha voluto far sapere è scritto nella parola. Quello che non è scritto nella parola è qualcosa che il Signore, ci sono tante altre cose che noi dovremmo sapere, ma abbiamo tutta l'eternità per conoscerle. Le cose che non sono scritte non ci ha significa che il Signore non ha voluto farle sapere, quindi a suo tempo le conosceremo, ma per ora ci è sufficiente a stare attaccati alla fedel parola, stare attaccati alla parola di Dio, parola che in riferimento a quella del Vecchio Testamento, alle profezie, Pietro dice: non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Vedete? Quindi noi diciamo che sono scritti sacri, la parola di Dio, diciamo che la Bibbia, diciamo che la parola di Dio proviene da Dio, perché degli uomini è vero che hanno scritto degli uomini, tranne il Decalogo, i 10 comandamenti, mentre Mosè era sul monte Sinai e aveva nelle sue mani le tavole di pietra, in quelle tavole il dito di Dio ha scritto direttamente i 10 comandamenti. Quindi quella parte lì l'ha scritta direttamente il Dio. Quindi a significare quanto siano importanti i 10 comandamenti, no? Il Decalogo. E non sono ancora oggi molto importanti e bisogna ancora osservarli. Ma tutte le altre scritture sono state scritte dagli uomini. Sì, è vero che sono state scritte dagli uomini, ma non è che l'hanno scritto per la loro volontà. La parola non è stata scritta per volontà dell'uomo. Oggi voglio scrivere questa profezia io, di mio senno. No! I profeti e tutti gli altri scrittori hanno scritto perché sono stati sospinti dallo Spirito Santo a scrivere quelle parole. Quelle parole che poi sono giunte fino a noi. È chiaro che gli scritti originali sono quelli perfetti. Poi, traducendoli nelle altre lingue, qualche problematica ci può essere in qualche passaggio, perché una lingua non è mai uguale all'altra. Ecco quindi che dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti anche se fossero le lingue originali, perché anche la lettura delle lingue originali non è che ci permette di essere sicuri di non imparare nessuna falsa dottrina. Infatti i farisei, guardiamo i farisei, leggevano in ebraico, nella lingua originale, i comandamenti di Dio, ma non li osservavano, se ne erano andati per conto loro, proprio da un'altra parte. Infatti Gesù li chiamava ipocriti, quindi avevano annullato i comandamenti di Dio, se li erano gettati dietro le spalle e osservavano, li avevano sostituiti con la loro tradizione. Di questo Gesù li ha accusati. Ecco quindi dimostrato che le lingue originali non sono
non sono, diciamo, qualcosa di sicuro. Chi studia le lingue originali è sicuro di non sviarsi dalla verità della parola. No, non è assolutamente così. Però certamente dobbiamo anche riconoscere che nel passaggio tra la perfezione degli scritti ispirati da Dio in determinate lingue, in lingue greca, aramaica e ebraica, da quella perfezione poi si sono tramandati, e poi nel passaggio soprattutto da una lingua a un'altra ci sono state sicuramente delle problematiche, qualche punticino, qualche problema c'è, quindi... Ma molte cose le abbiamo già scoperte, le abbiamo trovate, quindi non sono cose gravi, non sono problematiche che ci permettono di dubitare nella ispirazione della parola di Dio, quindi non ci sviano, ecco, la parola non svia nessuno, anzi, continua ad essere anche oggi in italiano, per noi l'italiano, una lampada al nostro piede che illumina il sentiero per il quale dobbiamo camminare, e dobbiamo porre la massima attenzione alla parola, perché altrimenti uno si smarrisce, ecco cosa succede. Ma è importante considerare che tipo di attenzione bisogna avere, che tipo di rispetto e di attenzione bisogna avere alle parole che Dio ha pronunciato nei nostri confronti, non solo a quelle che sono scritte, ma talvolta anche a quelle che magari il Signore ci manda direttamente attraverso un sogno, una visione, una profezia, una voce audibile, perché il Dio ancora oggi parla, non ha cessato di parlare. Ancora oggi il Signore Dio parla alla sua Chiesa, al suo popolo, esattamente come parlava anticamente. E come anticamente Dio si rivolgeva a chi voleva Lui, anche oggi Dio si rivolge a chi vuole Lui. Non è cambiato nulla, il Dio non è mutato, parlava prima e parla ancora oggi. Ma ora prendiamo un passaggio per comprendere quanto è importante stare attenti a quello che è scritto nella parola di Dio. Quindi andremo a vedere degli esempi che ci fanno capire, degli esempi che hanno determinate conseguenze che ci fanno comprendere come dobbiamo porre la nostra attenzione alle Sacre Scritture. Andiamo a leggere dal capitolo 20 di Numeri, dal versetto 7. Qui parleremo di Mosè, un peccato che ha commesso Mosè, servitore di Dio. E Dio parlava con Mosè come un amico, come un uomo parla col suo amico. Cioè, quindi immaginatevi che rapporto c'era tra Dio e Mosè. Un rapporto, credo, che con altri uomini non c'è stato, ad eccezione di Gesù, Non c'è stato un rapporto tale tra Dio e Mosè con altri. Non c'è stato. Però Mosè ha commesso, anche lui ha sbagliato. Il Dio non ha avuto riguardi personali per Mosè. L'errore, il peccato di Mosè ha avuto comunque una conseguenza. Ora leggiamo da Numeri, capitolo 20, dal versetto 7. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo... Allora, la situazione è questa, era il popolo di Israele nel deserto, aveva lasciato il Sinai e si sta incamminando verso la terra promessa, no? Verso l'attuale Palestina. In quel tragitto era nel deserto, quindi avevano sete, volevano l'acqua. E allora, ecco, da questa situazione nasce questo fatto, questo evento che si è verificato. E l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: prendi il bastone, e tu e tuo fratello Aronne convocate la raunanza e parlate a quel sasso in loro presenza, ed esso darà la sua acqua, e tu farai sgorgare per loro dell'acqua dal sasso, e darai da bere alla raunanza e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato, e Mosè ed Aronne convocarono la raunanza dirimpetto al sasso.
E Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso? E Mosè alzò la mano, percosse il sasso col suo bastone due volte, e ne uscì dell'acqua in abbondanza, e la raunanza e il suo bestiame beve. Poi l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome, agli occhi dei figlioli di Israele voi non introdurrete questa raunanza nel paese che io le do. Vedete, allora, tempo prima, un caso simile in un deserto, il Dio ordinò a Mosè di percuotere una roccia prima di giungere al Sinai, in un deserto prima di giungere al Sinai. Qui siamo in un deserto dopo che Israele abbandonò Sinai, il Sinai, che avvenne una cosa simile: doveva sgorgare dell'acqua e Dio ordinò a Mosè di battere la roccia col bastone. La roccia fu battuta e l'acqua uscì. Qui invece il Dio, l'Eterno, ha ordinato a Mosè non di battere col bastone, ma di parlare alla roccia. Non battere col bastone, ma parlare alla roccia. E Mosè cosa ha fatto invece? Non ha posto attenzione a quello che Dio ha detto. Lui è intervenuto nel soddisfare le esigenze del popolo di Dio, del popolo di Israele, come voleva lui e non come Dio gli aveva ordinato in maniera precisa. Quindi percosse la roccia. È vero che Dio fece lo stesso sgorgare dell'acqua, ma gli considerò comunque questo suo comportamento, glielo considerò comunque peccato. Infatti, a cagione di questa sua disubbidienza, di questa sua mancanza di rispetto nei confronti della parola, perché badate bene, cioè uno si deve accostare con rispetto alla parola di Dio, se uno la considera così com'è, perché se io comincio a dire, no, che rispetto uno avrebbe della parola di Dio, no, ma questa è frase sbagliata, questa la cancelliamo, questa è troppo forte, questa è troppo dura, cioè, capite, questo non vuol dire accostarsi, agire in questa maniera, non vuole dire accostarsi alla parola di Dio con rispetto, accostarsi alla Bibbia credendo che sia parola di Dio. Se uno dice questo è passato, questo non è più per noi, questo non fa più per noi, questo non fa niente, Dio è solo buono, Dio è solo amore, questo non è accostarsi con rispetto alla parola. Uno che fa così non crede che sia parola di Dio, perché uno che crede che la Bibbia sia parola proveniente da Dio non si permette di modificare neanche una virgola, non si permette di aggiungere e togliere niente o di spiegare qualcosa annullando quello che è scritto, come facevano poi i farisei, no? Annullavano i comandamenti di Dio e li sostituivano con le loro tradizioni. E molte volte alcuni fanno proprio questo, cioè annullano il comandamento di Dio e lo sostituiscono con altre cose che piace a loro. Annullano quello che non gli piace e prendono solo quello che gli piace. Ma non è questo l'approccio che bisogna avere con la parola. Infatti, vedete, queste scritture, anche questo esempio di Mosè, cioè sapendo che il Dio aveva un rapporto particolare con Mosè, considerando anche il fatto che Mosè era stato stancato dalla ribellione, perché era vero che quello era un popolo ribelle, il popolo di Israele, è vero che era un popolo ribelle, è vero, e che lo aveva stancato tante volte, che aveva interceduto per quel popolo tante volte, anche Mosè, affinché Dio non lo distruggesse. Però è arrivato il momento, vedete, che Mosè fu inasprito, il popolo gli inasprì lo spirito, gli inasprì il cuore, e parlò in maniera sconsiderata, non ha posto l'attenzione dovuta alle parole di Dio. Questo ci deve insegnare, ci insegna appunto che noi dobbiamo porre la massima attenzione alla parola di Dio, perché immaginatevi voi, ma se Dio non ha ritenuto per innocente Mosè, che parlava con lui come un uomo parla col suo amico, ma figuratevi voi se possiamo sbagliare noi o altri, capite? Quindi dobbiamo stare attenti
alla parola, almeno riconoscere che siamo noi che sbagliamo, non che è la parola che sbaglia. Se no, ci mettiamo a correggere Dio, noi che siamo carne e polvere, siamo un vapore che oggi c'è e domani non c'è più, ci possiamo mai permettere di correggere quello che Dio ha detto? Non ci possiamo permettere nella maniera più assoluta. Quindi dobbiamo porre la massima attenzione a quello che Dio ci dice nella parola e anche quando ci parla direttamente, guardate bene, perché talvolta, il Dio parla anche con una voce audibile, con sogni e con visioni. E quando Dio parla a lui direttamente, è come la parola di Dio, è sempre parola di Dio, capite? Non la aggiungiamo al canone biblico, ma è sempre Dio che ha parlato, non cambia, cioè la fonte è sempre la stessa. Solamente che la Bibbia è autorevole per tutti. Ma quando uno riceve un sogno e una visione, quello è autorevole soprattutto per chi, per lui e per coloro a cui il messaggio è rivolto, capite? Quindi io potrei, non che mi metta a disprezzare profezie, sogni, visioni, no, però potrei non ritenerle autorevoli, capite? Cioè, una cosa è seguire la parola di Dio scritta e un altro è seguire sogni e visioni. È chiaro che quando sono da Dio bisogna crederci. Purtroppo, a motivo del fatto che è pieno anche di falsi profeti, di false visioni, sogni, rivelazioni, allora uno deve sempre stare molto attento, capite? Quindi bisogna anche da quel punto di vista stare attenti, non bisogna farsi ingannare. Ecco, e a questo proposito, proprio a questo proposito, leggiamo quest'altro passaggio che parla appunto di questo di cui stiamo parlando adesso, di una seduzione, un profeta sedotto da un falso profeta. Andiamo a leggere dal libro dei Re. Allora, primo libro dei Re, al capitolo 13. Leggiamo dal versetto 11. Qui leggeremo diversi versetti fino al versetto 24. 11, prima Re 11, 13, 11, dal versetto 11 in poi. Or vi era un vecchio profeta che abitava a Betel, e uno dei suoi figlioli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Betel. Praticamente a Betel era successo che c'era un re, c'era Geroboamo, il re Geroboamo, che Dio lo riprese attraverso un profeta. Gli mandò un profeta per riprenderlo. E avvennero dei segni anche alla presenza di questo profeta, che venne da fuori. E adesso, in questo contesto, praticamente avvenne questo, e qui inizia il racconto che ora leggiamo, che ci interessa, che riguardano due profeti. Uno, un vecchio profeta che poi si era allontanato dal Signore, e quel profeta che Dio mandò contro il re Geroboamo. Lo ripartiamo quindi dal versetto 11. Or vi era un vecchio profeta che abitava a Betel, e uno dei suoi figlioli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Betel, e le parole che aveva dette al re. Il padre, udito che ebbe il racconto, disse ai suoi figlioli: per qual via se n'è egli andato? Poiché i suoi figlioli avevano veduto la via per la quale se n'era andato l'uomo di Dio, venuto da Giuda. Ed egli disse ai suoi figlioli: sellatemi l'asino. Quelli gli sellarono l'asino, ed egli vi montò su, andò dietro all'uomo di Dio e lo trovò a sedere sotto un terebinto. Egli disse: sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Quegli rispose: sono io. Allora il vecchio profeta gli disse: vieni meco a casa mia e prendi un po' di cibo. Ma quegli rispose: io non posso tornare indietro con te,
né entrare da te, e non mangerò pane né berrò acqua teco in questo luogo. Poiché mi è stato detto per ordine dell'Eterno, tu non mangerai quivi pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta andando. L'altro gli disse, anch'io son profeta come sei tu, e un angelo mi ha parlato per ordine dell'Eterno dicendo, rimenalo teco in casa tua, affinché mangi del pane e beva dell'acqua. Costui gli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Or mentre sedevano a mensa, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda, così parla l'Eterno, giacché tu ti sei ribellato all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti aveva dato, e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli ti aveva detto, non vi mangiare del pane e non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri. Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. L'uomo di Dio se ne andò e un leone lo incontrò per strada e lo uccise. Il suo cadavere restò disteso sulla strada, l'asino se ne stava presso di lui e il leone pure presso al cadavere. Quindi, il Dio mandò, riassumendo, il Dio mandò il profeta a parlare al re di Israele, Geroboamo. Lo ammonì, fece dei segni il Dio attraverso questo profeta. Il Dio gli parlò e gli disse, tu in questa strada non tornerai indietro, non ritornerai per la via che hai fatto. E non mangerai lì pane e non berrai acqua. Questo è stato l'ordine diretto che Dio ha dato a quel profeta. Uscì fuori un altro, uno che gli mentì, gli disse no, il Dio mi ha parlato e mi ha detto che tu devi tornare indietro e devi mangiare pane e bere acqua. Cosa ha fatto questo profeta? Si è fatto sedurre dalle menzogne. Cosa dobbiamo apprendere da questo insegnamento? E poi è stato punito. Quindi vedete, il comandamento, l'ordine che Dio diede a quel profeta, questo profeta lo disprezzò. Cioè si fece sedurre. Cosa ci fa comprendere questo? Se noi riceviamo quello che c'è scritto nella parola, oppure anche se Dio ci parla a noi direttamente, se ci parla a noi direttamente, qualsiasi cosa dicano gli altri a noi non ci interessa. Cioè se l'ordine, se un comando, se un qualsiasi consiglio, una parola viene da Dio attraverso la parola o attraverso un sogno, una visione o delle parole dette direttamente a noi da Dio, se questo proviene da Dio, la fonte massima è da Dio, non può venire chiunque a dirci il contrario di quello che Dio ci ha detto. Non possiamo accettarlo. Perché? Perché se Dio ci ha dato l'ordine diretto, noi solo da Dio, solo Dio ci può fermare. Vi faccio un esempio. Il Dio ha ordinato a Abramo di uccidere suo figlio. Abramo stava obbedendo. Chi l'ha fermato? È sempre Dio che lo ha fermato. Non è che ha mandato un uomo a fermarlo, a dire no, non farlo più, Dio mi ha parlato. Perché sapeva bene che il Dio, se un ordine è dato, l'autorità massima ha dato un ordine, è la stessa autorità che ti deve dire se bisogna cambiare. Questo profeta si è fatto sedurre, questo uomo infatti gli mentiva, e questo, badate bene, è la situazione che nella nostra vita ci capiterà spesso. Saranno molti quelli che verranno a dirci, ma il Dio mi ha parlato, mi ha rivelato che il velo non è più per oggi, mi ha rivelato che oggi i divorziati si possono risposare, il Dio mi ha parlato, mi ha rivelato che devi dare la decima. Sono tutte cose, invenzioni degli uomini che
possono anche dire, come ha detto questo profeta, ha detto, mi ha mandato una, il Dio mi ha mandato un angelo, quindi se avveniva nel vecchio, può benissimo avvenire anche oggi. Ti dicono che Dio gli ha rivelato una certa cosa che contrasta con le sacre scritture. E noi a chi dobbiamo credere? A chi dobbiamo porre attenzione? Ecco, per tornare al titolo della predicazione che stiamo facendo oggi, dobbiamo porre attenzione soprattutto in maniera massima alle parole che ha detto Dio. A me delle parole che dicono gli uomini non mi interessano. Faccio un esempio, faccio anche un altro esempio che poi è un esempio pratico che è accaduto veramente. E Dio parla a uno, cioè, o meglio, va un uomo da uno e gli dice: guarda, Dio mi ha parlato e mi ha detto che tu ti devi sposare quella sorella. E questo esce con questa sorella, però non scoppia mai l'amore, no? Perché due si devono amare, no? Se Dio ha detto che si devono sposare, sicuramente farà nascere anche l'amore tra quei due, no? Se l'ha ordinato. E non nasceva mai, insomma, stavano perdendo tempo. Alla fine questo me lo disse, mi disse: ma come può essere questo? E può essere che quello ti ha mentito. Ecco qual è la faccenda. Se quei due si sposavano senza neanche mettere in discussione la cosa, avrebbero sicuramente sbagliato e magari sarebbe sfociato anche in un divorzio. Capite? Magari c'erano bambini di mezzo, un disastro, poi succedeva un disastro. E questo perché? Perché purtroppo l'uomo è malvagio, ci sono uomini malvagi, ci sono uomini che cercano di distruggere, non di costruire. E quando vanno, in questo caso, quel fratello doveva dire: vabbè, Dio ti ha detto che quella donna sarà mia moglie, e doveva rispondergli: adesso te l'ha detto a te Dio, adesso me lo deve dire direttamente anche a me. Capite? Ma perché finché si tratta di una moglie, cioè, però immaginatevi un altro tipo di messaggio. Viene a voi un fratello e dice: il Signore mi ha parlato in una visione, mi ha detto che tu devi andare in Africa a predicare l'Evangelo. Cioè, poi come fai? Come fai? E poi ti voglio vedere io come fai. Ecco, quindi studiando le scritture, tu devi avere la risposta a questi cianciatori e seduttori di menti. Se Dio mi vuole mandare a predicare in Africa, me lo deve dire lui direttamente a me, non che manda un uomo, capite? No, non può funzionare così, ma perché? A causa del fatto che ci sono i seduttori. Ci sono i seduttori, i bugiardi e chiunque esso sia. E questo esempio della scrittura ce lo fa capire. Bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti a quello che è scritto nella parola, ai comandamenti di Dio, a quello che Dio ha detto. Diciamo, bisogna porre la massima attenzione a quello che Dio dice e comanda. Tutto il resto praticamente viene dopo, quindi dobbiamo esaminarlo, non ci dobbiamo far ingannare, dobbiamo continuamente esaminare tutte le cose per non essere ingannati. Questo è importante. Ecco perché bisogna essere attenti a quello che è scritto nella parola, perché molti vengono, non è che vengano a noi a dirci: io sono il diavolo e ti dico che diciamo quel comandamento non lo devi più osservare. No, vengono a noi a dire: io sono apostolo, sono profeta, sono pastore, sono dottore. Capite? Vengono così: ho avuto una rivelazione da Dio e ti dico che quelle cose stanno così. Ad esempio, il rapimento segreto è nato da una rivelazione di una donna, una donna che si chiama McDonald. Il rapimento segreto, che non esiste da nessuna parte nelle sacre scritture, hanno dato retta a questa rivelazione ed ecco che è nata ed è diffusa in tutto il cristianesimo questa falsa dottrina che noi ormai abbiamo confutato, è già stata confutata. Non esiste nessun rapimento segreto. Ma vedete quindi com'è pericoloso dare retta a certe rivelazioni. Attenzione, noi crediamo nelle rivelazioni di Dio, ci crediamo. Però che non devono essere pericolose per noi e non devono contrastare con i comandamenti di Dio che ci ha dato o a noi personalmente o che sono scritti nella parola. Il Dio non può andare contro i suoi comandamenti. A meno che non abbia un motivo ben preciso, come è successo ad Abramo, no? L'ha messa alla prova in quella maniera. Ma in tutti gli altri comandamenti che vediamo nelle scritture, il Dio non può parlare contro, altrimenti annullerebbe se stesso. Si contraddirebbe, e questo non va bene. E noi
La nostra posizione quale deve essere? Quella di ascoltare, di leggere, ascoltare attentamente e di attenerci strettamente a quello che abbiamo letto o che abbiamo ascoltato da Dio. Questo è quello che noi, che tutti i credenti devono fare. Perché purtroppo ci sono molti, molti seduttori, ci sono che circolano nella Chiesa, e se non stiamo attenti, ecco perché dobbiamo stare molto attenti a quello che è scritto nella parola, per non essere sedotti e per non essere sviati, altrimenti altro che lampada, se è una lampada che illumina il nostro sentiero e noi diamo retta ad altri, spegniamo la lampada praticamente, disprezziamo il sentiero che la lampada, che è la parola di Dio, ci sta illuminando e che dobbiamo seguire, e ci mettiamo invece a seguire un'altra via, magari tornare indietro, come ha fatto questo profeta che ha disubbidito a un comando che Dio gli ha dato direttamente e poi ne ha pagato la conseguenza. Quel giorno stesso Dio lo ha fatto morire attraverso un leone, no? Stato sbranato da un leone, e non se l'è neanche mangiato, l'ha solo sbranato, l'ha fatto morire. Vedete, Mosè non si è attenuto strettamente al comandamento che Dio gli ha dato, perché se gli ha dato un comandamento preciso alla parola, alla lettera, Mosè si doveva attenere alla lettera a quello che Dio gli ha detto. Non si è attenuto e ne ha pagato la conseguenza, e Dio lo ha considerato un peccato. E lo ha punito anche Mosè, non è stato lui a condurre il popolo di Israele dentro la terra promessa. Quest'altro profeta invece, vedete, ha disubbidito, ha ricevuto un comando preciso da Dio di non fare determinate cose, e lui invece si è fatto sedurre da un altro uomo e ne ha pagato la conseguenza. Quindi sappiatelo questo. Quando contravveniamo alle sacre scritture, cioè volontariamente noi disubbidiamo, no? E ce ne vogliamo andare da quello che dicono le scritture, da quello che ci dice il Signore, sappiate che poi se ne paga la conseguenza, eh? C'è una conseguenza per ogni azione, per ogni parola. Ora dobbiamo stare quindi attenti ad ascoltare, dobbiamo stare attenti a quello, come mettere in pratica la parola. Però dobbiamo stare attenti anche al parlare, a come si parla della parola, alle parole che escono dalla nostra bocca, che noi rivolgiamo alla Chiesa dell'Iddio vivente. Dobbiamo porre molta attenzione anche a quello che noi diciamo, perché la scrittura ci ammaestra anche in questo. Adesso leggiamo, infatti, andiamo a leggere in Prima Corinzi le parole che Paolo ha rivolto, ha messo in pratica per sé e anche ad Apollo. Prima Corinzi, capitolo 4, versetto 6, Paolo dice queste parole. Or, fratelli, queste cose le ho, per amor vostro, applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. Quindi, per quanto riguarda il mettere in pratica e anche il parlare, a che cosa ci dobbiamo attenere? Ci dobbiamo attenere a quello che è scritto, cioè dobbiamo praticare, quindi anche il nostro parlare non deve andare oltre a quello che è scritto, non ci dobbiamo inventare niente. Dove la Bibbia tace, noi dobbiamo tacere. Quando la Bibbia parla, noi dobbiamo parlare, però dobbiamo stare sempre dentro le sacre scritture, sempre dentro a quello che dice la parola di Dio. Quando non dice, non dobbiamo parlare, aggiungere nulla. Infatti qui Paolo dice, uscendo praticamente dalla parola di Dio, il rischio qual è? C'è un rischio, no? Se uno comincia a dire cose che non sono scritte, la questione succede questa, affinché non vi gonfiate d'orgoglio, vedete?
Se uno non si attiene più alla parola e comincia a inventarsi e a parlare di quelle cose che non sono scritte, comincia a metterci la sua sapienza, i suoi studi. Io ho studiato le lingue originali, io ho studiato la storia delle religioni, ho studiato qui, ho studiato la cultura del tempo e di quei popoli, e si mettono ad annullare i comandamenti di Dio, vedete? Quello è orgoglio. Ma chi sei tu per correggere quello che ha lasciato scritto la parola, il Dio nella sua parola? Se Dio ci ha lasciato scritto queste parole, perché sono sufficienti, no? Paolo l'ha detto anche a Timoteo. Ogni scrittura è utile, è sufficiente per renderci, il credente che si attiene a tutto quello che è scritto è un credente sufficiente a Dio, è sufficiente per il Signore, per entrare nel regno dei cieli. Per piacere a Dio, è sufficiente quello che è scritto, non c'è bisogno di altro. Perché chi esce fuori dalle scritture si gonfia d'orgoglio. Se uno comincia a parlare e a tenersi a cose che non sono scritte, e comincia a dire, come abbiamo detto anche prima, rivelazione di qua, rivelazione di là, che poi non sono scritte, oppure contrastano quello che è scritto, non fanno altro che dimostrare il loro orgoglio. Cioè, io voglio parlare in maniera da non inventarmi nulla. Quello che dobbiamo metterci, diciamo, come obiettivo per noi, per parlare, per vivere una vita da credente, è che dobbiamo stare sempre dentro le sacre scritture. Non dobbiamo uscire, non dobbiamo inventarci nulla, soprattutto nel parlare. La tentazione più forte dov'è? È nell'inventarci qualcosa con il parlare, per mostrare, per metterci in evidenza in mezzo agli altri. Ecco, questo è il rischio, l'orgoglio di voler apparire e stare più in alto di altri. Ah, quello dice sempre le stesse cose, ah, quello è scritto, però io ho avuto una rivelazione maggiore, vedete, questo non l'ha detto nessuno. No, io voglio dire cose che hanno già detto gli apostoli prima di tutto, e poi altri fratelli che hanno studiato le scritture. Vorrei non dire nulla di nuovo, o solo io. Voglio dire quello che io mi preme di parlare, dire, citare solo quello che è scritto. Secondo me è già sufficiente per tutti. Per me che parlo e per gli altri che ascoltano. Per chi ascolta è una certezza trovare scritto che anche gli apostoli hanno detto quello che sto dicendo io, no? Per voi è una certezza. Per me è un obbligo, è un dovere, è un obbligo parlare di quello di cui hanno parlato gli apostoli o i profeti o Gesù. Io non voglio inventarmi nulla, e deve essere così per tutti. No, nel parlare non si deve uscire dalle scritture, e anche nel condursi non si deve uscire dalle scritture. Dobbiamo stare sempre dentro le scritture. Questo cosa vuol dire? Che cosa manifesta questo stare dentro le scritture e non uscire? Il massimo rispetto è la massima attenzione che si può dare alla parola di Dio. Sia il rispetto e l'attenzione che si deve dare alla parola. Perché nel parlare, attenendoci sempre al parlare, vediamo cosa ha detto Gesù per il parlare. Adesso andiamo a leggere nel Vangelo di Matteo. Dal capitolo Vangelo di Matteo, capitolo 12, leggiamo dal versetto 34. Gesù che ammonisce praticamente i farisei, i giudei in genere, praticamente avevano commesso il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo, avevano parlato contro di lui, e Gesù poi li ammonisce. Tra le parole che dice Gesù contro costoro ci sono anche queste che adesso noi leggiamo. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo dà bene dal suo buon tesoro, trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Or io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato.
Io volevo soffermarmi su questa parte che dice: or io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto. Quindi, vedete quanto è importante parlare come parla la Scrittura? Perché Gesù dice che gli uomini, tutti gli uomini, renderanno conto di ogni parola oziosa. Cosa vuol dire parola oziosa? Di ogni parola vana, inutile, inefficace, che non porta frutto. Ogni parola inutile, oziosa, dannosa. È chiaro, quelle dannose che fanno proprio del male, quelle è chiaro che quelle lì si renderà conto. Ma non solo quelle dannose che fanno del male agli altri renderanno conto gli uomini, ma gli uomini renderanno conto anche di quelle parole inutili che avranno dette, le parole vane, quelle parole inefficaci, che non hanno nessuna efficacia, che non raggiungono nessuno scopo, nessuno scopo nel Signore, ecco. Quindi vedete come bisogna stare attenti anche nel parlare. Attenzione massima alla parola di Dio, perché poi questa massima attenzione dobbiamo porre alla parola, dobbiamo stare attenti anche come la trasmettiamo agli altri, non la parola. Quindi quando noi parliamo, stiamo attenti, dobbiamo parlare come parla la parola. Non dobbiamo, mutare nessun tipo di parola, nessun significato. Dobbiamo stare molto attenti a tutto, perché di ogni parola che avremo detto, si renderà conto a Dio. Certo, delle parole cattive è chiaro che si renderà conto a Dio, ma anche di quelle oziose, cioè di quelle inutili, vane, che non producono nulla. Quelle parole inutili che non producono nulla, sono sparate lì senza senso, non fanno né bene né male, niente, non fanno il nulla praticamente. E anche quello, e siccome tutti noi parliamo del Signore, scriviamo delle cose del Signore, dobbiamo stare attenti a non dire cose inutili, cose vane, perché renderemo poi conto al Signore. Noi dobbiamo dire cose che veramente sono utili, cioè portano un effetto benefico nel Signore. E dobbiamo attenerci, quindi, anche nel parlare, nello scrivere, nel commentare. È bene che noi ci atteniamo strettamente a quello che è scritto nella parola. Perché quando noi parliamo secondo le scritture, cosa succede? Cioè, la parola che noi pronunciamo, la parola che è scritta, che tipo di parola è? Non è una parola inutile o vana. Anzi, è una parola molto utile, è una parola vivente. Infatti leggiamo, adesso andiamo a leggere in Ebrei, capitolo 4 di Ebrei, al versetto 12, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Vedete come è bene che noi, quando parliamo, ci dobbiamo attenere strettamente e citare le scritture, parlare, al limite possiamo spiegare la scrittura. Ecco, i nostri ragionamenti devono servire a spiegare meglio quello che, in altre parole, quello che la parola dice, no? Però dobbiamo dire quello che dice la parola, il nostro spiegazione non può annullare quello che dice la parola, altrimenti diventa una parola, o una parola cattiva o comunque inutile, inefficace. Ecco, le parole oziose, le parole inutili sono inefficaci, cioè non portano nessuna efficacia al regno di Dio. Mentre se non citiamo la parola di Dio, qui lo scrittore agli Ebrei ci dice che la parola di Dio è vivente ed efficace, perché penetra fino a dividere l'anima, alla divisione dell'anima e dello spirito. Quindi la parola di Dio è vivente, oltre che permanente, è vivente ed efficace.
Ecco perché quando noi citiamo le scritture, ecco perché quando tu dici la verità che sta scritta, produce un effetto nell'ascoltatore. Se uno fa tutto un discorso filosofico suo, umano, non produce nessun effetto nell'ascoltatore. Anzi, magari ti applaude pure, hai fatto un bel discorso. Sì, però quando tu parli a un peccatore, gli annunzi che va all'inferno, che deve lasciare quella situazione di peccato, si agitano. Perché? Perché la parola è penetrata in loro, perché è una parola vivente, è una parola efficace che raggiunge lo scopo per il quale è mandata. La parola d'uomo, quella ragionata dall'uomo, inventata dall'uomo, il discorso inventato dall'uomo non porta nulla. Ma invece quando uno cita le scritture, spiega le scritture, quella parola lì diventa vivente ed efficace in colui che ascolta, produce un effetto. Perché la parola non torna indietro senza aver compiuto l'opera per il quale Dio l'ha mandata. Ora, se uno parla in questa maniera, cosciente che deve parlare della parola, perché quella è la parola di Dio, è vivente, tu porrai un'attenzione e una cura alla parola particolare. Tu sei attento a quello che dice la parola. Perché la metti in pratica e annunzi quello che sta scritto nella parola, cioè tu hai un rispetto particolare per la parola di Dio. Perché hai rispetto? Perché sai che è la parola di Dio vivente ed efficace. Non pensi che sia parola d'uomo, non pensi che siano consigli di uomini, capite? Quindi tutte queste cose, mettere in pratica tutte queste cose fanno comprendere. Fanno comprendere chiaramente che uno crede veramente che la Bibbia sia parola di Dio e quindi si attiene strettamente ad essa. Ora vediamo anche qualcuno, abbiamo parlato di parole oziose, abbiamo parlato che bisogna attenersi e parlare in verità. Qualcuno invece nella scrittura, ci fa sapere la scrittura, qualcuno invece non ha parlato secondo verità. E cosa gli dice a queste persone il Dio? Qui dobbiamo andare a leggere adesso il libro di Giobbe, l'ultimo capitolo del libro di Giobbe. Allora, l'ultimo capitolo che è il 42, dal versetto 7. Voi sapete che Giobbe era stato messo alla prova da Dio, Satana. Lo aveva colpito duramente, insomma, aveva diverse malattie, diverse cose che lo affliggevano. Poi si sono presentati tre suoi amici che gli parlavano di Dio, ma non gli hanno parlato in maniera corretta, perché loro gli dicevano praticamente che gli era accaduto quello che gli è accaduto perché lui era peccatore. E invece non era così. Questo gli accadde a Giobbe, queste cose gli accaddero per metterlo alla prova, non perché era peccatore. Infatti Dio, ai primi capitoli, lo loda. Non c'era un altro come lui su tutta la terra, quindi non fu colpito per il suo peccato. Anche se Giobbe poi sbagliò ritenendosi lui stesso più giusto di Dio, no? Commise anche Giobbe i suoi errori, non è che... Beh, però sotto la prova, sotto una durissima prova come quella di Giobbe, capite bene che è facile magari sbagliare qualcosa. Però quelli che erano tranquilli, che non avevano prove su di sé e non parlarono correttamente furono gli amici di Giobbe. E a questi amici di Giobbe il Dio parla in questa maniera. 42,7 di Giobbe. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: l'ira mia è accesa contro te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Quindi il Dio era adirato con i tre amici di Giobbe, perché non avevano parlato secondo verità. Non avevano parlato di Dio secondo verità. Questo cosa ci fa capire? Che noi dobbiamo parlare di Dio secondo verità. Vi faccio un esempio pratico.
Noi leggiamo di Dio che Dio è amore, che Dio è buono, ma certamente è scritto, è così. Dio è misericordioso, possiamo citare i passi, ma c'è altresì scritto che Dio è anche un giusto giudice, che manda i suoi giudizi sugli empi e sui ribelli, che li fa morire anche. Punisce, castiga i suoi figlioli. Io tutti quelli che amo li riprendo e li castigo, dice la parola. Quindi parlare di Dio solamente della bontà di Dio, solamente dell'amore di Dio, si incorre nell'ira di Dio perché non stai presentando il Dio, non stai parlando di Dio come è scritto nella parola. Tu ne stai parlando come ti piace a te, come piace a quelli, alle persone ad ascoltare. E quindi non stai parlando come piace al Signore. Noi dobbiamo parlare di Dio e di tutte le cose che sono scritte. Ne dobbiamo parlare per come sono scritte. Non ne dobbiamo parlare per come l'ascoltatore gli piace sentire o quello che a noi ci piace dire o ci piace credere. Che Dio è solo amore. Bel discorso, certamente. Piacevole a sentirsi. È piacevole a sentirsi, ma non corrisponde alla verità, perché Dio non è soltanto amore. E Dio è giusto, è amore, ma è anche giusto. Quindi Dio non tiene il colpevole per innocente. E Dio punisce anche coloro che sbagliano e che non si pentono davanti a Lui. Che se uno poi si sbaglia, perché sbagliare sbagliamo tutti, poi chiedi misericordia a Dio, chiedi pietà, confessi il tuo peccato, egli è fedele e giusto da perdonare i peccati, no? A chi li confessa, li riconosce e li abbandona. Egli è misericordioso, certamente. Ma voi immaginatevi verso gli impenitenti, quelli che non chiedono perdono, quelli che commettono adulterio, quelli che si risposano anche se la prima moglie è in vita, quelli sono in uno stato di adulterio o di fornicazione, gli omosessuali, prendete tutti i casi che volete, che sono in uno stato di peccato, quelli saranno colpiti da Dio. L'ira di Dio è su di loro e questo dice la Scrittura. Quindi non possiamo parlare solo dell'amore di Dio, ma dobbiamo parlare anche di tutte le altre cose che riguardano il Dio. Ad esempio, dobbiamo parlare come parlano le Scritture. Quando si evangelizza, non si può dire Gesù ti ama, si deve dire credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ravvediti e credi nell'Evangelo, come dice la parola. Se tu non ti ravvedi, non credi nell'Evangelo, tu sarai scaraventato all'inferno. Non è che, no, ma tu così, poi qualcuno dice, no, ma non puoi parlare così, non puoi evangelizzare così perché spaventi le anime. E li spavento io. È scritto così. Sarà il Signore che li spaventa. È la parola che li spaventa, mica io. E che sono parole che sono nate nella mia mente, le ho dette io di mia volontà, non sono scritte, non le annunziavano gli apostoli, non annunziava Gesù quelle parole, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Le annunziavano loro. E allora io prendo esempio da Gesù e dagli apostoli, non dai cianciatori che ci sono oggi, che non vogliono spaventare le anime. Ma l'inferno è stato creato da Dio per spaventare, mica per così, per rimanere nascosto. L'inferno non è scritto nella parola per rimanere nascosto, va citato anche quello. Quando si parla di salvezza si deve introdurre anche da che cosa bisogna essere salvati. Quindi nella maniera corretta, annunziando tutto l'Evangelo, bisogna annunziare anche questo. Quindi vedete come alcuni parlano della Scrittura, ma ne parlano in maniera sbagliata, parlano di Dio e della parola nella maniera sbagliata. Quindi come per gli amici di Giobbe, e l'ira di Dio poi è su di loro. L'ira di Dio, come ha detto Eliphaz di Teman, l'Eterno disse, l'ira mia è accesa contro te. E contro i due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità? E se uno non parla delle cose della parola di Dio, secondo quello che è scritto, secondo verità, l'ira di Dio poi si accende su di loro. Ecco perché ci dobbiamo attenere strettamente a quello che è scritto nella parola, strettamente però, senza uscire né a destra né a sinistra. Perché l'ira di Dio può sempre scatenarsi, state attenti. Che
che Dio è buono e misericordioso, certamente, però non è che uno può fare tutto quello che gli pare, perché Dio è buono. Poi ci sono quelli, no, che vedono il fratello peccare. No, ma tu non lo devi ammonire il fratello che pecca. Non lo devi ammonire, glielo farà capire lo Spirito. Intanto glielo dico, poi lo Spirito aiuterà a farglielo capire, ma io sono chiamato ad ammonire il fratello che pecca, a farlo ritornare in sé. Poi se ascolta, ascolta, se no non fa niente. E quindi la parola mi insegna anche questo. Vedete quante cose oggi si fanno e si dicono che sono sbagliate, non sono bibliche. E noi non dobbiamo farci trascinare dall'onda di queste ciance, di queste seduzioni, di queste parlare degli amici di Giobbe, perché poi l'ira di Dio si scatenerà anche su di noi. Eh sì, perché se conosciamo la verità, abbiamo la Bibbia in mano, non la studiamo, oppure la studiamo ma comunque vogliamo parlare diversamente da come parla la Bibbia, dopo l'ira di Dio è su colui che non parla di Dio secondo verità. Noi dobbiamo parlare di Dio secondo verità, che si spaventino o no, che ci rimangano male o no i fratelli che sbagliano, che peccano, no? Poi ai peccatori bisogna pregare per il fratello che pecca, bisogna pregare solamente per i fratelli che peccano, non bisogna dirgli niente. Ah no? E allora dobbiamo solo pregare, non dobbiamo ammonire i peccatori. Ma dove lo leggono questo? I peccatori vanno ammoniti. È scritto, no? Un anziano che pecca, naturalmente non si accetta una testimonianza, un'accusa di peccato che viene da una persona sola, no? Cioè bisogna che sia certa la cosa. Cioè, se c'è un video è chiaro, no? Se la cosa è certa e assoluta, allora l'anziano o il pastore o chi che sia, servitore di Dio, va ammonito severamente. Va ammonito anche davanti a tutti. Va ripreso, no? Paolo, ad esempio, riprese Pietro perché Pietro sbagliò. Era da condannare. Vedete, l'ha ripreso davanti, gli resistette in faccia davanti a tutti. Quindi non esiste il discorso che bisogna solo pregare per i peccatori e sarà lo Spirito che glielo farà capire, capite? Sono tante le cose che si possono dire che oggi nelle comunità massonizzate purtroppo annunziano e predicano, ma non corrispondono alla verità. E quindi Dio sicuramente non si compiace di costoro. Non so se l'ira di Dio sarà su di loro, la scrittura mi dice di sì. Ma sicuramente una cosa possiamo dire, non si compiace degli stolti, non si compiace di quelli che non parlano come il Signore ci ha lasciato scritto nella sua parola. Quindi non si compiace, anzi sicuramente l'ira di Dio è su di loro. E ora volevo terminare questo discorso sul parlare. Quando noi parliamo dobbiamo considerare l'obiettivo che uno si pone, no? Cioè, uno fa una cosa, deve avere un obiettivo, e se no parte allo sbaraglio. Devi porti un obiettivo. E qui ci soccorre l'Apostolo Paolo quando dice queste parole. Andiamo a leggere nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 14, al versetto 6. Qui nel capitolo 14 sta spiegando Paolo ai Corinzi il parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue e la profezia. Bene, sta essenzialmente spiegando questi tre doni spirituali. Ma tra le cose che dice anche queste parole che ci fanno capire, che ci sovvengono all'argomento di cui stiamo trattando oggi. 14 dal versetto 6. Infatti, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, o qualche conoscenza, o qualche profezia, o qualche insegnamento? Quindi, a che giova? A che giova parlare quando uno non trasmette niente agli altri? Cioè, se noi ci dobbiamo mettere a parlare a voce o a scrivere anche, ci dobbiamo porre l'obiettivo, che è quello, cioè che rivelazione dobbiamo dare, che conoscenza. Vabbè, la profezia è un dono spirituale,
Quindi quello viene dallo Spirito Santo. Ma un insegnamento, una conoscenza. Cioè, in tutto quello che facciamo, per iscritto o a voce, dobbiamo trasmettere qualche cosa. Non si può parlare così a vanvera senza dire nulla, capite? Cioè, lo scopo nostro di parlare della parola di Dio è trasmettere qualcosa, perché così avrà un senso, qualcosa che si può che si può capire, e qualcosa che trasmette una conoscenza e un insegnamento. Anche quando si ammonisce, anche quando si riprende qualcuno, qui sul web, no? Si può riprendere qualcuno, guardate bene che dobbiamo sempre avere un obiettivo, che non deve essere quello lì di avere per forza ragione, di esaltare la nostra ragione, altrimenti ricadiamo nell'orgoglio, ma di trasmettere sempre una conoscenza e un insegnamento. E qui vuol dire essere umili, rimanere umili e sapere bene, avere le idee chiare di quello che dobbiamo dire e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Non mostrare noi stessi, ma trasmettere quell'insegnamento, quella conoscenza che è nella parola di Dio. Poi lo vedranno gli altri che sei stato tu a trasmettere quell'insegnamento e la conoscenza, ma facciamo lavorare il Signore. Cioè, il Signore, che è Lui che ci deve mettere in evidenza, non ci dobbiamo mettere in evidenza noi. No, questo lo dico soprattutto per i giovani, non me ne abbiano. Ma è così, cioè voi trasmettete l'insegnamento e la conoscenza correttamente, senza esagerare, tenendo sempre l'obiettivo in mente, che è quello di trasmettere qualche cosa di biblico e di buono a tutti, che siano amici, nemici o chiunque esso sia. Comunque ci sono i terzi che leggono, quindi comunque sia noi ci dobbiamo sempre mantenere in un certo ordine di insegnamento. Dobbiamo sempre trasmettere una conoscenza e un insegnamento, una rivelazione e una profezia, se uno ce le ha. Una rivelazione, un sogno, una visione, un messaggio ricevuto con la voce di Dio, è chiaro, sono rivelazioni particolari quelle, anche quelle si devono trasmettere, se si hanno. Una profezia la trasmetti se la ricevi da Dio, dallo Spirito Santo, quindi. Però una conoscenza, un insegnamento, quello è un po' più alla nostra portata, no? Alla portata un po' di tutti. Quindi quando si trasmette qualcosa bisogna che ci sia un obiettivo ben preciso, non un motivo secondario, ecco, di secondaria importanza. Soprattutto si può perdere l'obiettivo di vista quando siamo in una discussione. Ecco, l'esortazione, prima a me stesso, perché anch'io potrei talvolta perdere la linea quando si è in una discussione accesa. Ecco, quando si è in una discussione accesa non perdiamo lo stesso l'obiettivo, manteniamoci. Quello che trasmettiamo dobbiamo trasmettere sempre qualcosa di positivo, conoscenza, insegnamento, una parola buona per tutti, anche per quelli che leggono, perché noi non è che per forza dobbiamo convincere l'interlocutore dall'altra parte che ci risponde. Se quello vediamo che non vuole accettare, non vuole accettare, non lo comprendiamo. Però noi costruiamo il nostro messaggio completo, lo trasmettiamo, quelli che leggeranno poi faranno le loro valutazioni. Ma trasmettiamo una conoscenza, un insegnamento, questo deve essere l'obiettivo. Altrimenti rientra in un parlare ozioso, vano, inutile. Cominciamo a parlare da noi stessi con la nostra sapienza, senza obiettivi. Quindi non giova a nulla, ecco, come dice Paolo in questo versetto, che giova se noi cominciamo a parlare ad esempio con parolone difficili. Ci sono quelli che hanno studiato, hanno 2 o 3 lauree, quando parlano non li capisci perché usano talmente parole difficili che io parlo di me, non li capisco. Io dovrei prendere vocabolario per leggere una frase, ci metterei un'ora e lascio stare. Io voglio farmi capire da tutti, non è che voglio mostrare una cultura mia. Potrei anche avere qualche parola difficile, ma preferisco sempre quelle semplici, perché così capiscono tutti, no? Dal contadino all'avvocato. Noi quando parliamo ci rivolgiamo a tutti, dal contadino all'avvocato. Contadino non è un lavoro, un mestiere, diciamo, da disprezzare, ci mancherebbe, noi viviamo. Perché il contadino lavora la terra e quindi ci dà da mangiare a noi, ma quindi è un lavoro importante. Però certamente il contadino non è portato, per dire, allo studio e alla scrittura, no? Quindi
alle parole difficili della lingua italiana, mentre l'avvocato ha studiato tanto e potrebbe anche utilizzare, capire e utilizzare parole più difficili. Ma noi dobbiamo essere semplici, dobbiamo farci capire da tutti, anche dalle persone anziane, da quelli che non hanno fatto studi. Dobbiamo utilizzare terminologie semplici, il concetto, l'obiettivo, non perdere di vista l'obiettivo, trasmettere una conoscenza e un insegnamento utilizzando le parole più semplici. Altrimenti, come dice Paolo, se uno parla in altre lingue, chi ascolta non capisce che serve, a che giova. Se uno parla un linguaggio incomprensibile, anche se in italiano, senza parlare di lingue adesso, no? Lingue che un segno, come segno o come dono spirituale di diversità di lingue. Cioè, ho preso questo esempio per dire che uno può avere un linguaggio incomprensibile, sia spiritualmente, ma anche per la sua cultura. Può fare un discorso che non si capisce. E allora che serve? Che giova? Qual è l'utilità dell'ascoltatore se uno parla in maniera incomprensibile? Quindi bisogna fare attenzione, quando si parla bisogna avere un obiettivo di trasmettere una conoscenza, un insegnamento e farsi capire, non bisogna parlare in maniera incomprensibile. E questo era il messaggio che volevo trasmettervi questa sera, e a Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.